Bentrovati. Abbiamo ricevuto un po' questa lettera, forse di qualcuno che non ha problemi di soldi e si sta preoccupando. Perché la domanda è: veramente un ricco non può entrare nel regno dei cieli? Bene, allora, come sapete, questa è una considerazione che Gesù fa nel capitolo 19 di Matteo. In verità, io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E a Pietro che gli dice dopo: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? Gesù risponde: chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Allora, davanti a queste parole, come possiamo rispondere? E cioè, veramente per un ricco è difficile entrare nel regno dei cieli? Sì. Però difficile non vuol dire impossibile. Anzi, è lì che la cosa diventa interessante. Intanto, se guardate bene, non è solo i beni materiali, è ben altro. Quando Gesù risponde a Pietro, parla di non solo di casa o di campi, ma parla anche di padre, madre, sorelle, quindi anche le relazioni affettive. Perché non si tratta solo di beni, di denaro, ma è anche un po' l'attaccamento eccessivo agli affetti, alle relazioni terrene, dove questo diventa più importante di tutto il resto. Gesù chiede persone libere, ed è questo un po' il punto da ritenere su questa frase che Gesù dice. Alla fine è una risposta un po' a tutti, ai ricchi come ai poveri. Diventa una speranza. Chiede solo di non essere attaccati, si può essere anche poveri, ma così attaccati a certe cose che Dio viene proprio in seconda, terza o quarta categoria. Allora, quello che Gesù ci sta chiedendo è di non essere attaccati, di essere liberi, di essere aperti alla sua presenza. Fino, ci dice lui, a lasciar tutto per Cristo, per il Signore. E allora si diventa ricco, ci dice lui. Ed è vero, ciascuno di noi ha già, anche se non in maniera assoluta, ma lasciando qualcosa, lasciando anche il nostro tempo per qualcosa di più bello, donandosi e quindi scordandosi quello che volevamo tenere per sé, tante volte siamo diventati ancora più ricchi dentro, ci siamo arricchiti di una relazione, di un aiuto, di un sentimento, dell'amore che ho dato a qualcun altro, del dono che ho fatto, ci riempie spesso di gioia. E sappiamo benissimo che invece tutte le volte che viviamo da egoisti, dentro diventa povero, diventa secco e siamo vuoti dentro. Queste tutti l'abbiamo sperimentato, quindi quello che ci dice Gesù è: non attaccatevi, liberatevi e seguitemi.